Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con Football Manager. Giorno della partita, Bari su Sud Tirol, partita infrasettimanale, quindi forse tocca fare un po' di turnover. Sud Tirol, 14esima, 14 punti, giochiamo in casa. Ragazzi, voglio assolutamente 3 punti, quindi tocca fare la formazione. Antenucci sta in una forma veramente pessima. Allora, faccio riposare Bianda. Quindi i centrali saranno Vigari e Di Cesari. Metto Maiello al posto di Somma. Al posto di Maita ci metto Floruncio, metto Sec e poi in caso Salcedo pronto per entrare. Ma va bene, dai, confermo. Forza, su, non tocca vincere uguale, siamo più forti. Avversario. Ma come giocano? 4-4-2 fastidiosissimo. Pure perché non perdiamo da 8 partite. Loro non perdono da 4 partite il Sud Tirol. Nella conferenza stampa me l'hanno detto, la classifica è questa. Stiamo messi abbastanza bene e voglio continuare. Voglio la terza vittoria di fila, forza regà. Beh, privazione di solito succede quasi il cazzo. Però di ogni tanto c'è pure il gol super veloce. Va bene, va bene. Rimaniamo lì. Mettiamola come viene, va bene. Vai, Zanoli. Ancora cerca il primo gol Volpato. Che sta in formissione, viene da 2 di fila. 2 gol di fila per Volpato. Calcio d'angolo per Baldanzi, che non l'ha mai battuto di bene, secondo me. E invece, rigore, un altro. No, calcio di punizione nostro stavolta. Minchia, per le ultime 2 partite, 2 rigori. Uno proprio su Sec. Vediamo come giocano loro. Hanno subito pressati, li famo scappare indietro, va bene. Qua dobbiamo arrivare a noi però. Ma cazzo, che testa di merda, Vigari. Che testa di merda, Zano. Porco due, che casino, che rischio. Che rischio, regà. Al centro. Va bene, però siamo a costruire bene. Vai a Baldanzi. Lancio per Volpato. C'è dire incredibile che lancio. Volpato. Dalla qui. Baldanzi! Che parata c'è dire! No! No! Miracolo sulla linea! Non ci credo. Come al solito dobbiamo fare l'ira di Dio per sbloccare. Per segnare. Mai che segniamo alla prima occasione. Mai. 6 minuti. E c'ho un sonno. Oh, occhio Rover. Con un tiro a giro Zanoli un po' troppo distante forse. Ma dice che c'è il lancione. Baldà, però devi venire incontro. Che cazzo. Occhio. Eccola. Raga, l'occasione più ghiotta ce l'hanno avuta loro. Tocca stare attenti, che cazzo. Non riusciamo a fare raccordo. Pucino 6-5, maledizione. C'ha sempre voti di merda, Pucino. Sempre. Lo sapevo che dovevo mettere Mazzotto. Qua seguito un attimo il consiglio che mi hanno dato. Guarda che lancio Floruncio, ma che è? Bravo Pucino. Cioè di tu non puoi sbagliare. Un po' più convinzione qua, vai Zanoli. Maiello per Volpato, ma non c'era. Zanoli però recupera Volpato. No, 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 stanno meglio loro. Stanno messi meglio loro. Tocca cambiare qualcosa. Non perdiamo però. Punizione, fuori gioco. Sec 6-5 non fa un cazzo come al solito. Lo sapevo pure Sec, non spilungona del cazzo e basta. Mannaggia la troia. Baldanzi. Gira! Poluzzi, 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 Poluzzi. Fa troppo debole il tiro. Dai, costruiamo bene. Vai Zanoli per Sec. Non c'è bisogno di tanta vita.
Ma il bomber vero ce l'ha nel sangue, stop e tiro al volo, che ci stava, ci stava. Che dire, stanco, eh? Troppe partite, pure Zanoli. Non gli devo far riposare queste due partite, porca troia. Vai, Sec. Recupera, Sec. Sec, Sec, Sec. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che non c'ho uno buono che tu per tu non sbaglia? Mi serve uno che tu per tu non sbaglia, cazzo. Oddio, cara Sec! Volpo dell'uomo! Sec! Bellissimo! C'ho avuto 5 minuti Sec e volpato tutte azioni! Incredibile, ottimo! Mamma mia, volpato, raga, che giocatore! Che giocatore volpato! Ci ha sentito Sec. Tocca far riposa subito Zanoni, c'è dire però. Però vorrei il 2. Però sono giocatori che recuperano la forma subito. Guarda loro, tutti stanno così. Stanno messi tutti male loro. Ottimo fine primo tempo, 1-0. Meritato se vogliamo. Guarda, abbasso un po' più il ritmo. Abbasso solo un po' più il ritmo. Il pressing ci deve stare. Più spesso, anzi, giusto un po' più spesso di pressing. Però c'ho paura a fare sta cosa perché c'ho paura. 1-0 solo, pure loro ci hanno avuto qualche occasione, ma molto bene, raga. Comunque è meritato il vantaggio, subito c'è Dira. Poi dai, raga, stiamo a giocare in casa, dai, non famo brutte figure che se famo recuperare, Pronto il doppio cambio, si riscalda sulle... Beh, quello non c'è. Dentro Volpato, Volpato! È un fenomeno! Fuori gioco di Volpato. Doppio cambio. Però c'è Salcedo. C'è Salcedo, mamma mia! Mazzotto al posto di Vicino. Anzi, Mazzotto al posto di Zanola, faccio di sì. Confermo. Pure questo brutto rischio perché Zanoli comunque è un fenomeno, ma tocca farlo riposare. Do una bella incoraggiatina, che non posso, incoraggio. Mazzotto, eccolo subito a battere il rinvio Salcedo. Pronuncio Salcedo, è diventato bianco. Salcedo, Salcedo dentro per Volpato. Passato al difesa di Volpato. Salcedo ancora una volta. È diventato bianco. Cioè, raga, ma non era bianco l'altro. Devo andarlo a rivedere, che non sono sicuro. Incredibile di Salcedo. Appena entrato è Volpato migliore in campo, ragazzi, Volpato da 3 gol di fila. Cioè, la cosa è incredibile, Pucino viene, verrà pure espulso, guardate, ecco Dio, fallo Runcio. Gli manca il suo gol! Paluzzi! Mortacci! Ragazzi, si sogna, Magic in the Air anche qui, nel Bari, Magic in the Air anche qui nel Bari, come col Napoli. Che si fanno tanti un botto dei cambi, non hanno fatto un tiro in porta, raga. Un'azione rischiosa l'ha fatta Vicari per Sec. Forse fuori gioco, però attenzione. Vicari forse era di pochissimo in fuori gioco, tocca andarla a rivedere. No, Vicari non fuori gioco, forse Sec. Rete concessa, doppietta di Sec. 3-0 così. Fantastico, raga. Pure Sec quasi migliore in campo. Cambi, i cambi per riposare, per far entrare in forma. Baldanzi è molto stanco, quindi Volpato va a fare il regista avanzato, quello che sa fare meglio. Sule entra al posto di Baldanzi, però gli altri non giocano, quindi Bosisio al posto di Cugino, che pure ha munito. Gran partita di Vicari. Potremmo farlo riposare, così gioca... Sì. Entra anche Terranova. Mamma mia, ragazzi. Volpato sarebbe proprio da prendersi. Magari, raga, saliamo in Serie A e alcuni giocatori vogliono rimanere qui col Bari. Tanto stiamo in Serie A. Occhio. Occhio subito. Cioè, Bosisio su di lui di Cesare, bravissimo. Ah, Foloruncio male, Da regista Foloruncio male, Terranova male e piamo il gol. Scalda! No, ma non me dovete far incazzare, raga. Non me dovete far incazzare che piamo il gol all'ultimo. Porca troia.
stile Volpato, pensaci tu, mamma mia, guardate che eleganza Volpato. Fa la cosa giusta, Salcedo. Mazzotto, Salcedo parti! Terranova lancia Salcedo! Vabbè, perdiamo tempo, dai. Mazzotto, Terranova, guardate me puzza per i cambi, eh. Maiello, allarga, Bosisio, me puzza per i cambi, Bosisio perde palla invece no, Sule. C'ho una paura, Sule, non c'è nessuno in aria, Sule. Maiello, Floroncio, Sule, Sule! Bellissima azione! 92esimo, 93esimo. Mo ci devono far strippare, guarda, sicuro. In due. Calmati, butta via. Vabbè, è finita, dai, raga. Con un po' di spavento. Ma terza vittoria di fila. Ma è successo per ora quest'anno nel Bari. Vittoria a dir poco meritata. Migliore in campo, Cristian Volpato. Ben fatto, bravi tutti. Senza saltarci troppo, perché la strada è ancora lunga. Dominio del Bari si trasforma in vittoria col Sud Tirolo. Ah, 3-1, quindi anche brivido. Per un attimo ho pensato 2-1. I tifosi del Bari vogliono che Volpato si trasferisca in via definitiva. Ma magari, porco. E elogia la prestazione di Volpato. Buono ragazzi, buono. Andiamo a 27 punti. Pure la Spal mi sa che ha vinto. Oh, Dembasek, pochissime partite, 4 gol, eh. Mi sa che Antenucci c'ho al posto. Mi sa che Antenucci dice c'ho al posto, mi dispiace per lui, ma... che cazzo. Siamo lì, raga, il bello è che stiamo a 6 punti dalla quarta, quindi se riusciamo a raggiungere un bel gap tipo di 10, saliamo anche da terzi, quindi ci crediamo ancora di più. Noi, raga, prossima partita che non so quando caricherò perché ci stanno... le feste di mezzo, infatti vi auguro buone feste di Natale a voi e alle vostre famiglie. E noi, ragazzi, ci vediamo prossimamente nel prossimo video, sempre qui contro in casa, quindi sempre in casa, la seconda in casa contro il Frosinone, che se non sbaglio ha vinto e infatti sta lì in settima posizione, 19 punti, partita ancora più tosta. Niente, ragazzi, bella, buone feste ancora e ciao.